Ciao, ciao a tutti, io sono Veronica, in arte la bambina mai cresciuta e allora oggi sono emotivamente instabilissima, ho tantissime emozioni super contrastanti, soprattutto gioia, ma anche emozione, commozione, insomma già prima ho pianto un po', quindi può darsi che ripianga anche durante il video, ma non ci fate caso, poi è quel periodo del mese, quindi insomma sono anche più stabile per quello. Allora, avrete già visto nella copertina, però direi di presentare subito la protagonista principale di questo video, che è la mia nuova cucciolina, già piccolissima. Mi viene da piangere, scusate. Cioè, non vi preoccupate, Cioè, proprio perché mi sento tanto contenta di averla adottata, adesso vi racconto tutto. Allora, intanto vedrò se mi riesce a farvela vedere un altro po' perché è super, super vivacissima, super piena di vita veramente, però direi di partire dall'inizio. Allora, io sono su Facebook in un gruppo che si chiama Gatti Garfagnini, che è praticamente un'associazione di qui dove abito io, delle mie zone, che praticamente sono delle volontarie eccezionali. Io già quando delle persone sono delle volontarie che si prendono cura degli animali, per me sono un aiuto, cioè veramente il top di gamma, diciamo così. Sono persone eccezionali che veramente sacrificano tempo, energia, a volte anche soldi pur di sterilizzare le gattine, pur di salvare i gattini abbandonati, e quindi tanto di cappello. E praticamente io ogni tanto... Ma mi si è venuta a trovare piccola... Guardate com'è, non sta ferma un secondo, è impossibile vederla, è impossibile. Avevo visto, io vedo tantissimi annunci di gattini e tante volte cerco di scorrere un po' veloce perché se no, se fosse per me, le prenderei tutti, proprio dal primo all'ultimo. Però preferisco averne pochi ma tenuti bene, cioè comunque sono anche dispendiosi, quindi cioè preferisco comunque... sapere di poterli tenere bene, quindi fare tutti i vaccini, l'antipulci, le sterilizzazioni. Mi raccomando, sterilizzate i gatti, che c'è pieno di gatti randagi, veramente. Cioè, lo so che a tutti garbano cucciolini, ma ce ne sono a sfare. Cioè, se vi mettete a cercare associazioni di gatti in tutta Italia, ne trovate a bizzeffe, ce ne sono veramente infiniti, quindi sterilizziamo, mi raccomando. E quindi insomma cerco di andare un po' oltre perché dico mamma mia, guarda questo quanto è bellino, guarda questo quanto è bellino, però io sono attratta soprattutto dai gattini messi male, cioè non perché per un motivo chissà che stranezza, ma perché mi ci sento subito affezionata, cioè mi ci sento subito in empatia perché capisco che magari hanno sofferto, che magari hanno avuto una vita non facilissima, quindi proprio me li sento subito quasi miei, capito? Quindi praticamente appunto un giorno ho visto lei che era minuscola, minuscola veramente, era tutta, nella foto si vedeva che era un po' anche sofferente perché era tutta tipo, avete presente, i gatti sani sono tranquilli, invece lei era un pochino tipo tutta un po' accucciata, aveva un occhietto messo malissimo che non si sapeva se si sarebbe salvato o meno. E quindi ho detto, mamma mia, guarda questa bellina, perché a me mi garbano, cioè se gli manca un occhio, se gli manca una coda, se gli manca una zampa, per me sono tutti belli, cioè anzi, quelli lì anche più belli degli altri. E ho detto, va bene, dai, andiamo avanti, e ho cercato un pochino di, insomma, di non soffermarmici troppo, perché tanto se no sapevo come andava a finire. Dopo un po', qualche giorno dopo, la rivedo, e... Intanto se sentite rumore è lei che gioca, lei gioca con tutto quel che trova, quindi sta giocando con il cavo della batteria. E quindi niente, l'ho rivista e ho detto, ma io questa qui la devo adottare in tutte le maniere, cioè veramente quando l'ho vista, anche perché ho saputo che comunque non, ora non entrerò nei dettagli perché sono cose che non sono piacevoli, quindi non voglio... non mi voglio concentrare su quello, ecco, però comunque sappiate che lei probabilmente ha subito un trauma, per cui non si sa bene di che tipo, però ha avuto diversi problemi dopo. Io considerate che ho chiamato subito la volontaria perché una la conoscevo, Vanessa, ciao Vanessa se stai guardando questo video, e quindi ho iniziato a chiedere informazioni a lei. Dopo lei mi ha detto, guarda, chiama la Fabrizia,
che dopo ringrazierò meglio, che è lei che se ne occupa, così ti fa spiegare tutto da lei. Allora ho iniziato a chiedere ma come sta, ma come non sta, ma io la vorrei, ma qui, ma là, sotto e sopra, che a un certo punto infatti c'è stato un periodo in cui ero convinta che non me l'avrebbero data perché ero troppo insistente, perché ero stata troppo, tipo le avevo detto ma sì, ma la tengo io, ma non occorre lo stallo, datemi il gabbione a me al limite. Però praticamente è successo che quasi subito, quando è stata trovata, l'hanno portata dal veterinario e gli ha trovato un'ernia. Ora non vi so dire bene i dettagli, però mi sembra che tanto lei sta mangiando, perché tra l'altro mangia anche tanto. E quindi niente, è stata operata, ha avuto un'operazione molto, molto grande per il suo corpicino, che era veramente minuscolo. Quindi già lì poi aveva un femore, una frattura non scomposta, però comunque aveva diverse difficoltà, e quindi la volontaria mi ha detto guarda, la tengo io, perché comunque è giusto che lei stia più ferma possibile, non può fare una vita normale per un po' di tempo, quindi la lascerò nella sua gabbia, nel suo gabbione, sono gabbie apposta per stallare i gattini che hanno queste difficoltà. E niente, mi ha detto guarda, la tengo io, ti faccio sapere, così almeno poi vediamo un po' come va la situazione, perché anche loro non sapevano bene come sarebbe andata la cosa. E quindi niente, io ho lasciato passare un po' di tempo, ho detto non mi faccio più sentire, perché sennò questi mi pigliano con una psicopatica e la gattina non me la fanno. Quindi insomma mi sono un po' spaventata e ho lasciato correre un po' di tempo. Dopo però guardavo su Facebook i vari aggiornamenti, no? Che magari vedevo che si riprendeva piano pianino. Allora, se mi riesce, vi metterò le foto di prima, del prima, di quando è stata trovata, e piano piano le varie successive, dove si vede proprio il miglioramento, che stava crescendo, l'occhio addirittura è guarito assolutamente, non ha più, non sapevano se l'avrebbe perso, addirittura invece no, è intanto nella lettiera, invece no, è andato tutto bene. Quindi niente, in conclusione, dopo un po' la rivedo su Facebook, era una meraviglia diventata, ma l'avete vista, poi ve la faccio vedere meglio se viene, ma quella è una peste, quindi non sta ferma un attimo, che non ci pensa nemmeno a venire qua e farsi prendere. E quindi niente, a che punto era arrivata della storia? Dopo un po' mando un messaggio alla Fabrizia, che è appunto la volontaria che l'ha tenuta a stallo, e gli faccio mamma mia, certo, ho visto che Angel, perché lei si chiamava così, Angel, avevano dato questo nome, Angel è stupenda, ci avrà miliardi di richieste d'adozione. E lei mi ha detto no, veramente sei l'unica. E io, io le ho detto anche a lei, se poi l'adottava qualcun altro io ero contenta lo stesso, cioè l'importante è che comunque lei andasse a stare bene in una casa, in una famiglia che gli volesse bene, quindi sarei stata contenta ugualmente, però prenderla io, insomma, sono ancora più contenta. E quindi insomma abbiamo iniziato anche lì a sentirci, cioè, a dire qui là sotto e sopra, a spiegargli anche la mia condizione della casa, il fatto che io non le mando fuori, le tengo in sicurezza, le sterilizzo ovviamente, le ho detto guarda io ho anche altri gatti, sì non ti preoccupare, insomma così. E dopo piano piano ho iniziato a farci un pochino l'idea, guardate un po' chi c'è laggiù ora, cioè, tra l'altro oggi anche calma, perché in genere fa tante di quelle corse. Yay! E in conclusione mi ha chiamato ieri l'altro, mi sembra, sì ieri l'altro, e abbiamo finito di parlare delle ultime cose. Purtroppo è venuto fuori, eccola, ma Dio, mi è venuta a trovare la mia cucciola, ma guardate com'è, è splendida. Per l'occasione non mi sono messa neanche il lucida labbra, così la posso, guardate come morde, è un po' bestia. Sì, ve l'ho già detto. E niente, allora ha detto guarda, è saltato fuori un altro problema, ha un rene che non gli funziona benissimo, probabilmente sempre dovuto al trauma che ha avuto, e quindi probabilmente dovrà essere tenuta sotto stretto controllo e quasi sicuramente andrà operata, non subito perché l'anestesia magari gli può dare fastidio, avendo già avuto un'altra operazione grande. E io ho detto sì, guarda, non ti preoccupare, la gattina la prendo io, cioè qualsiasi, cioè lo sapevo che era una gattina problematica, che comunque non poteva essere mai la gattina più sana del mondo, cioè l'ho scelta apposta perché comunque volevo proprio aiutare una gattina in difficoltà, quindi gli ho detto tranquilla, guarda, quando vuoi, poi è venuto fuori che il femore, se meno male, una buona notizia,
Seri, ricompattato da solo, perché a volte nei cuccioli succede e si è come se si rifondesse da solo, insomma, perché poi quando l'ha portata al controllo il veterinario ha detto no no, questa qui salta come una capra, è impossibile che ci abbia il femore danneggiato, quindi quella è stata una buona notizia. E quindi gli ho detto guarda, se non c'è più necessità di tenerla nel gabbione, guarda, io la vengo a prendere anche subito, tu mi dici dove tu abiti. E lei: Sì, guarda, allora parlo un attimo con il veterinario, ci mettiamo d'accordo. E mi ha detto: guarda, allora te la porto domani. Mamma mia, un'emozione, sarebbe ieri. Ieri è il primo giorno in cui è arrivata, mi sta mordendo, mi sta facendo male. No, no. Ieri l'ho insegnato a non mordere forte perché mordeva in una maniera impressionante, ora morde più piano, ho visto, è molto intelligente. Guardate quanto è bella, quanto tocca. Poi vi metterò, allora, i video che vi metterò alla fine di questo video, appunto, siccome ho imparato un programma che ho sul telefono, sono di ieri, quindi del primo giorno. Allora, lei è uscita dal trasportino, ha iniziato un pochino guardinga all'inizio, ma 5 secondi sarà durato, dopo ha iniziato a correre, che sembrava veramente una capretta, non lo so, veramente la felicità fatta persona. E lì ho deciso il suo nome, quale sarebbe stato, perché Angel è un nome bellissimo, non so se ve l'ho già detto, un nome bellissimo, però secondo me non la rappresenta, non perché non sia un angelo come tutti gli animali del mondo, però Angel lo vedo più un nome per una gattina molto tranquilla, molto pacifica, pacioccona. Lei è anche pacioccona perché lei è anche affettuosa, però la sua caratteristica principale è la vivacità, perché veramente si è messa a correre, saltare, un casino. E io ho pensato a diversi nomi, però la mia amica mi aveva detto guarda, prima guardala, aspettala, guarda come si comporta e vedrai che il nome ti viene da solo. E infatti poi quando l'ho visto ho deciso di chiamarla Joy. Allora, Joy per tre motivi. Uno è perché mi piace il suono, mi piace che i nomi siano anche carini, insomma, da sentire. Due, praticamente il nome Joy, in base a come lo scrivete, cambia significato. Se scrivete J-O-Y significa gioia, e lei è la personificazione della gioia, perché ha veramente tanta gioia, tanta voglia di vivere. Invece se scrivete Jo-E-Y, che si legge nello stesso modo, però ho cercato la traduzione, significa piccolo cangurino. E siccome lei salta continuamente, ma proprio anche da ferma inizia a saltare, ho detto vai, è il nome perfetto, si chiamerà Joy. Quindi sì, mi piace tantissimo, sono strafiera del nome che gli ho dato, secondo me la rappresenta tantissimo. Già inizia a girarsi quando la chiamo Joy, Quindi vi dicevo, è arrivata, si è messa a saltare, ora io la devo tenere separata dagli altri gatti, guardatela, purissima, perché praticamente è ancora da tenere sotto controllo, sempre per il fatto del rene, quindi io devo avere la possibilità di monitorarla in modo che se per esempio non mangia, se per esempio non fa la pipì, o se la vedo strana, se la vedo mogia, cosa che non mi sembra proprio per ora, c'è da prendere subito, andare dal veterinario e fargli subito il controllo, perché attraverso l'analisi del sangue lui vede se il rene, la situazione è peggiorata, e quindi se magari c'è da operarla o fare qualche altra, o adottare qualche altra soluzione, insomma. Però lei, essendo abituata al gabbione, ciao cucciola, ma non sapevo che mi mozzicavo, perché te sei una gattina mozzicona, ma insomma, ma così si fa, ma ti fai vedere così da tutti il mondo visione, non mi immagino, quindi la tengo nella stanza, però per lei è una reggia perché è abituata al gabbione, figuratevi. Poi ovviamente quando tutto sarà sotto controllo la farò anche socializzare con gli altri gatti, però per ora è meglio così, per il suo bene. E niente, appunto, ha iniziato a giocare, a saltare, subito in confidenza con me, subito lei, la cosa bella di lei è che nonostante quello che ha subito, perché cioè, la cosa migliore che gli possa essere successa è comunque essere stata abbandonata, e probabilmente il trauma che ha subito, cioè è stata una cattiveria di qualcuno, ma non mi voglio soffermare su questo. Però lei, nonostante questo, ha molta fiducia negli esseri umani, perché quando ha visto me non mi aveva mai visto subito affettuosa, subito giocherellona. Mio marito uguale, quando è tornato da lavoro subito le è andata incontro, che io ero già gelosa, ho detto che non si affezioni di più a te perché se no ti butto fuori di casa. Cioè io subito drastica. Ecco, ma se è cucciola, aspettate. Cucciola,
Dopo a un certo punto si stanca e inizia, fa tantissime fusa, considerate che ieri io gli mandavo anche i vocali alla Fabrizia, mi ha iniziato subito, quasi subito dopo, a fare le fusa, anche quando tipo vado fuori dalla stanza e dopo, scusate come era prima, quando vado fuori dalla stanza anche per 5 minuti e dopo torno, mi viene incontro, mi fa le fusa. Quindi è comunque fiduciosa negli esseri umani, nonostante tutto quello che gli è successo. Quindi anche questo è, secondo me, anche una grande lezione per lui. E niente, allora, io questa qui è la sua storia, e piano piano sicuramente vi farò aggiornamenti, vi farò altri video con lei, magari video dove gioca, dove vi faccio vedere bene il suo carattere. Fra l'altro sta guardando il telefono, perché secondo me mi vede, cioè vede l'immagine che gira, quindi è molto incuriosita. Cosa succede, mamma? Cosa succede? Ma mi dite cosa succede? E inizia a mordere. Lei non ce la fa, deve mordere. Allora, arrivata alla fine di questo video, devo dire due cose. Allora, ringrazio tantissimo. Allora, ve ne sono scritte perché... Allora, si chiama Lavi, non so se è il diminutivo di Lavinia, che è la ragazza che l'ha salvata all'inizio, in mezzo alla strada era, lei ha bloccato il traffico e l'ha salvata, quindi grazie, grazie veramente tantissimo. Federica, che ha contribuito alle spese mediche praticamente, e ha contribuito insomma come poteva, quindi grazie. Poi ringrazio, vabbè, Fabrizia, che l'ha stallata per tanti mesi, le è stata dietro, le ha dato tutti i colliri per gli occhi, è stata attenta che facesse sempre la pipì, ogni 2x3 era, no, 3x2 era dal veterinario, e comunque insomma, per farla controllare, quindi è stata tenuta veramente benissimo. Quindi veramente, Fabrizia, grazie di cuore, e ringrazio anche i veterinari che... sono Carlo e Marco Miotti, che comunque hanno fatto un ottimo lavoro, hanno fatto un'operazione molto, anche molto rischiosa, e lei è venuta fuori benissimo. Quindi io ora, adesso cambierò veterinario, perché io ne ho un altro mio ormai decennale, però comunque insomma hanno fatto un buon lavoro. E allora vi lascio con un'ultima cosa, spero di non piangere, perché qui veramente mi sento già le lacrime lì, infatti stanno arrivando. Scusate, cioè, sono veramente emotiva oggi, non mi avete mai visto commossa, però a volte mi succede. Io sono sempre allegra, spumeggiante, però anche quel carattere lì, insomma, quelli degli animali sono molto sensibili. Allora, vi volevo fare una raccomandazione, una richiesta, un consiglio, diciamo. Non voglio insegnare nulla a nessuno, non sono qui per mettermi in cattedra, per carità, però vi dico, io e tutti i gatti che ho, poi lo vedrete anche nei successivi video che farò per gli altri tre, sono tutti scarti, come l'ha chiamati la Fabrizia ieri, cioè i miei gatti comunque un pochino messi male, quelli senza un occhio, quelli con la testina storta, quelli tutti magrini, rachitici, quelli tutti problematici, insomma, perché prima cosa, essendo molto sensibile su questo argomento, ve l'ho detto prima, quando ho visto lei mi ci sono subito sentita legata, e quindi per questo. Ma poi, se voi avete la fortuna di avere un gatto del genere in casa, lo so che non è facile, che a volte spaventa, perché comunque è un gatto che non sapete mai se starà bene sempre, se avrà bisogno di cure, se avrà bisogno di integratori, di medicine, di operazioni, cioè lo capisco che può spaventare, però se volete bene agli animali, se volete un gattino, un cagnolino, qualsiasi cosa, cioè ci sono milioni di associazioni nel mondo con pieni zeppi di gattini anche messi male. Se volete fare una cosa bella e una cosa buona, scusate, oddio, io odio video dove la gente piagnucola, però cioè, più forte di me. Mi devo trattenere, cioè cercate questi gattini qui, perché veramente non hanno niente in meno agli altri, ai gatti belli, ai gatti di razza, ai gatti persiani, ai gatti, cioè anzi, io tutti i gatti che ho trovato sono stati
cioè, anche per esempio quelli messi peggio sono stati i gatti più affettuosi che ho avuto in vita mia, perché è come se loro lo capissero in qualche modo che l'hai salvati, che l'hai aiutati, perché lo vedano il miglioramento, no? Che comunque prima stavano male, poi tu gli stai dietro e piano piano iniziano a sentirsi meglio, quindi gli animali sono intelligenti, non sono stupidi come certe persone, quindi insomma... Non hanno niente di meno da dare, anzi hanno molto molto da insegnare e da dare, perché comunque non si arrendono, sono combattenti, però allo stesso tempo riescono appunto a rimanere fiduciosi verso gli uomini e hanno voglia di vivere, non si arrendono veramente. E poi ve l'ho detto, io per la mia esperienza sono veramente tanto affettuosi, cioè sembra che quasi vi ringrazino a ogni passo che fate di averli salvati, insomma. Quindi veramente, se potete, se avete la possibilità economica, oppure se avete lo spazio adatto, se avete le condizioni adatte, non vanno prese a caso, è a cuor leggero, però se avete le condizioni adatte e decidete di adottare un gattino, piuttosto cercate questi qui, perché è anche raro che vengano presi questi gatti qui, purtroppo, perché le persone vogliono il gatto bello, il gatto tricolore, il gatto a pelo lungo, insomma queste qui sono cose che mi fanno un po' nervosire, perché comunque i gatti sono gatti, cioè se te vuoi bene agli animali ti calmano tutti, e anche quelli mezzi zoppi, poverini, anzi anche di più, io perlomeno per come la vedo io, a me piacciono di più, perché comunque sento che hanno più bisogno ancora di me, e quindi le voglio dare tutto l'affetto del mondo. Allora, io direi che vi lascio alle foto. Devo ringraziare altre tre persone che mi sono state vicine in questo periodo, dove insomma ero un pochino ansiosa, non sapevo bene come stava la gattina, come sarebbe andata la cosa, se l'avrei adottata o meno, e sono state la mia migliore amica Elena, che c'è sempre, anche lei è una super animalista e quindi mi è stata vicina, insomma, anche durante i miei sfoghi, quando ero agitata, insomma preoccupata, così c'è sempre stata. Poi la mia amica Deborah, che anche lei è super animalista, quindi appena ho saputo insomma che c'era la possibilità di adottarla ne ho parlato anche con lei, e la mia amica Marica, che tutte le volte mi chiedeva: ma allora la gattina come sta? Ma hai notizie? Ma come sta? Ma come non sta? Ma allora la prendi? Ma quando arriva? Insomma, quindi mi ha detto era super super ansiosa di vedere il video, ora sta per arrivare. E quindi niente, io vi direi che vi lascio adesso le foto del prima, del dopo, del durante, diciamo, e il video di ieri appena quando è arrivata, e niente, vi lascio con questa, anzi ve la faccio risalutare un attimo. Ora fra pochino, fra l'altro, la porto dal veterinario, perché voglio che, insomma, dato che ora è mia, è giusto che la veda, che insomma la controlli, voglio sapere bene tutte le cose, insomma giusto così. E niente, io adesso monto il video, vedo se mi riesce, ieri ho fatto una prova, un pochino mi riusciva, quindi vediamo un po' se sarò capace. Io ringrazio tutti voi per aver seguito questo video, spero vi sia piaciuto, è un video un po' diverso dal solito, un po' più serio, un po' più importante, però a volte ci vogliono anche questi video qui, perché se mi riesce sensibilizzare anche una sola persona ad adottare un gattino in difficoltà, avrò vinto veramente tutto. Scusate, ma oggi non ce la posso fare. Mamma mia, io lo odio, cioè poi io piangere in pubblico mi dà proprio fastidio, perché la vedo, cioè non è una debolezza, perché comunque è un'espressione di una sensibilità, di una cosa che, di un sentimento, quindi non c'è da vergognarsi, per carità, non me ne vergogno affatto, però ora è anche perché quel periodo del mese, perché altrimenti in genere sono un po' più in pubblico, almeno mi regolo un po', ma oggi ogni tanto mi parte un pochino la fiducia. Vi ringrazio tantissimo e mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, ne vedrete altri comunque di video, perché vi farò tutti gli aggiornamenti, sicuramente anche voi vi affezionerete. Poi mi sono affezionata io, perché poi fra l'altro è dolcissima quando ci si mette, più che altro è vivace, cioè la sua caratteristica principale è quella, però anche dolcissima, quindi mi sento super fortunata, super contenta, e non ce la faccio più, ora bisogna che spenga il video perché faccia un bel pianto, perché non ce la faccio più. Grazie mille a tutti per averlo seguito e un bacione, grazie veramente, ciao!
Cucciolina! Oddio, oddio, che arriva, oddio che arriva! Dove andate la mia gattina, dove andate? Eccola! Ciao! Questa è la mia peccettina! Guardate quanto è piccola! È minuscola la mia piccolissima! Mi mozzica già, ma guardate che confidenza! Ma guardate quanto mi mozzica! Ma non è possibile questa mozzicona così! Vieni qui subito! Dove sei? Vada! Senti chiappo. Non si sta bene anche grattini però, in conclusione. Oddio, mi mozzica. Ma che confidenza, ci conosciamo da 5 secondi. Non è possibile un lavoro del genere così mozzicona, questa bambina. Oddio, ma guardate voi. Ma non ci credo. Ma è molto socievole questa gattina qui. Lei non è ben una spaventata, si è già ambientata nella sua nuova casetta. Vieni, piccola. Oddio, ma grisse. Ma questo è uno stambicco, io la chiamo stambicco. Quanto è piccola, bellina. Sono belle le coccole. Mi sembra che... Ti sembra il modo questo? Ma che si fa così alla gente? Ma che si fa così aggressivi? Ma non ti vergogni? Ma io dico, ma come osi? Ma guardate, ma ha già fatto tutti i buchi sulle braccia. Ma guardatela! Guarda, piccina, minuscolissima. Ma proprio uno scrigno. Ma guarda su, quanto è aggressiva! Addio, aiuto, che paura! Che paura che mi fa questa gattina. Vieni qui, ci dai un pochino ferma qui con me. Ecco, brava! Così.